Vediamo. No, ma sicuramente non leggo bene, quindi che mi riprende. Mi viene chiesto da padre Francesco Broccio di relazionare su un argomento molto delicato, percorsi per una verde senilità. In primo luogo penso che sia il caso di presentarmi. Sono una donna sposata, madre di 4 figli, vedova in pensione ed ex insegnante di scuola materna. Ho ritenuto opportuno in questo contesto ripercorrere le tappe salienti della mia esistenza per poterne dare una testimonianza di vita vissuta vera, al fine di dimostrare come la sofferenza sia motivo di crescita interiore. La mia infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza, la giovinezza, la maturità crescente, confermata e decrescente, e infine la verde senilità, perché ho raggiunto l'età dei 79 anni. Il mio percorso di vita è stato arduo e difficile per vari motivi, ma con l'aiuto che mi veniva dato da mia madre ho cercato di superare ogni ostacolo con la preghiera e con il dono che il Signore mi ha dato nel battesimo, la fede. Possedendo quindi una matrice cristiana, sin da piccola ho sentito sempre vicino a me la presenza di Dio. Io sento accanto a me la presenza di uno Spirito Supremo. Sarà forse un angelo? Non lo so. So soltanto che qualcuno mi protegge e posso affermare di essere stata preservata da tanti pericoli e miracolata più volte. Ho avuto segni di rivelazione attraverso sogni e in alcuni momenti difficili della mia vita. Il Signore si è manifestato con visioni molto forti e subito dopo diventavano realtà e si trasformavano in consolazioni. Come ho già detto, ho avuto 4 figli, ma una, di nome Giorgia, è morta a 40 anni. So benissimo che è in paradiso con gli angeli e con i santi a godere l'immensa luce di Dio. E dico grazie Gesù per questa certezza che mi hai dato. L'attraversamento della malattia, della perdita e del lutto è stato per me motivo di redenzione, di purificazione e di equilibrio interiore. Sin da bambina frequentavo la parrocchia e facendo parte dell'azione cattolica, oltre ad avere accanto i miei genitori, ho avuto sempre come sostegno la figura di sacerdoti e devo dire che mi hanno voluta bene, dirigendo in modo positivo i miei passi, sostenendomi nelle difficoltà con consigli utili e appropriati. A periodi alterni ho avuto direttive spirituali, che ritengo molto utili e necessarie per progredire nella fede. L'incontro di padre Francesco Broccio ha creato in me un po' di confusione e se devo dire la verità, vedere il suo modo di essere molto strano e diverso dagli altri sacerdoti. Mi faceva i dispetti, mi punzecchiava spesso anche dall'altare, mi provocava, forse per farmi reagire. Ed io cercavo di capire se mi volesse bene oppure no. Le sue omelie mi penetravano dentro. Andavo a messa triste e tornavo a casa serena e tranquilla. Mi trasmetteva un modo di vivere più gioioso, guardando sempre il lato positivo delle cose. Durante la sua permanenza a Sant'Antonio, ha chiesto più volte ai fedeli di scrivere tutte le cose belle della propria vita. Ho voluto provare. È stata una fonte di benessere. Io, che consideravo la mia vita solo e soltanto uno strazio, mi sono ritrovata a scoprire come se non li avessi mai vissuti tanti momenti di gioia, emozione, circostanze indimenticabili e insostenibili, come la nascita di un figlio o di un nipote. Cominciai così a scrivere tutte le cose belle e vi assicuro che erano tante e non finivano mai. In primo luogo considerai la mia nascita come dono di Dio per avermi chiamato a fare parte della storia della salvezza e ringraziai il Signore per il dono della vita, poi per il dono dei miei genitori, poi per la nascita di mio fratello. Tornavano alla mente tutti i ricordi della mia infanzia, giovinezza, eccetera, quindi dei compagni di scuola. Amicizie belle, care e sincere, primi amori adolescenziali, l'incontro con il mio futuro marito,
colleghi di scuola che ho conosciuto in 35 anni di servizio. Nascita dei miei quattro figli, feste di battesimo, comunione, cresime, conseguimento di diplomi scolastici e lauree, fidanzamento dei miei figli e loro matrimoni, nascita dei miei nipoti. Allora ho capito che non era tutto nero come avevo dipinto io. Come lo avevo dipinto io, ma che la mia vita, come quella degli altri, era variopinta di colori indescrivibili e bellissimi per scaldare il cuore e raggiungere la verde senilità. E chissà se il Signore donerà vita ai miei anni per raggiungere l'età caduca o decrepita, con la speranza però che sia sempre verde. Rivedendo le esperienze vissute, ho compreso nella verde senilità come la bellezza, la felicità, la serenità consiste nella vita di ogni giorno, ma noi non ne cogliamo mai l'essenza. Il mio invito vuole essere quello di carpire l'attimo e di assaporare il dono della vita per ringraziare il Signore con la seguente preghiera che mi piace tanto. O Padre, tu che conosci i bisogni della nostra anima, della nostra forma, della nostra mente, conceda a ognuna di queste parti ciò che è necessario. Donaci il pane, donaci la luce, donaci la gioia, perché per il pane, per la luce e per la gioia tu ci hai creato. E concludo la mia testimonianza citando il Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. E aggiungo, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi. Grazie. Bellissima, io non la Sei sapevo. meravigliosa. Bellissima. Bellissima veramente, Bella sul serio. bellissima veramente. Cosa degnella questo Io mi salmo. alzo. Ciao a tutti.